Iniziamo? Buongiorno a tutti e benvenuti. Benvenuti. Oggi sono onorata di presentare questo evento e sono felice di accompagnarvi per incontrare e conoscere i nostri artisti talentuosi. I nostri artisti talentuosi che attraverso le loro opere, attraverso la loro testimonianza, cominceremo a conoscerli più da vicino. Ed in particolare conosceremo... Conosceremo il loro percorso formativo, scopriremo come nasce un progetto grafico, come approcciarsi a una casa editrice e anche attraverso i volumi che conosceremo scopriremo anche i loro lavori. Allora, questa breve nota introduttiva ci permette di addentrarci nella giornata di oggi, però vorremmo chiamare il presidente del CSA, Centro Studio Civitezza, Antonio Gassolina, che porterà i saluti istituzionali. Prego, Antonio. Grazie Patrizia, grazie e saluto a tutti voi. Questa sala, per chi non lo sapesse, fino a qualche anno fa era quasi abbandonata. Era impossibile anche organizzare le iniziative in questo periodo perché c'era o troppo freddo o troppo caldo, quindi era ristretta la possibilità di organizzare eventi in questo luogo. Da qualche anno a questa parte fortunatamente è cambiata la sensibilità verso l'arte, verso la cultura. Questa sala e tutto l'edificio è visto entrando quel bel murale di polifemo che c'è su questa parete. Avete visto i ragazzi che possono trovare questa bambino, avete visto la fontana con delle opere d'arte di un artista locale, ma soprattutto avete visto che in questa sala si continuano le unità culturali. Siamo alla Civitezza, dovrebbe essere una cosa normale, una cosa logica, invece fino a qualche anno fa non era così. Quindi è piacevole vedere una mattina di gennaio poter organizzare le iniziative di un altro gruppo culturale all'interno di una sala nel centro storico di Civitezza. Quindi intanto grazie che siete qui presenti, ma grazie soprattutto all'Accademia, grazie agli artisti, grazie a Patrizia. Abbiamo tante persone che si mettono l'impegno gratuitamente, perché qui anche prima si lascia di Civitezza parlando di arte, per esempio, di altre fiere, ci sono queste arte marinare, le barche. È sempre una commistione, no? Legare l'arte, la cultura marinara con i massi d'arte, mi sento un piacere quando vi vediamo qua. Io spero che queste giornate potranno essere, anzi, tante, possiamo continuare un inizio, possiamo continuare a creare magari anche un cartellone insieme, con grazie che sono dell'associazione e di questo luogo, però anche degli artisti che non sono in 10-13, quindi è piacevole. E io sono qui, non vedo l'ora di ascoltare, soprattutto di vedere cosa ci presenteranno oggi gli artisti del nostro territorio. Grazie. Conosceremo quindi i nostri artisti attraverso le testimonianze dei loro maestri, attraverso le loro opere e infine poi magari ci facciamo raccontare qualcosa anche da loro. Intanto vorrei passare la parola alla professoressa Rosaria Calamosca, docente di illustrazione, capo dipartimento di grafica all'Accademia di Belle Arti. Prego, professoressa. Allora, intanto buongiorno a tutti, sono particolarmente contenta e molto anche, tra virgolette, emozionata di essere stata chiamata e coinvolta da quelli che sono i nostri prodotti, cioè i miei ex allievi, perché sono tutti e tre ex allievi che comunque sono rimasti legati alla cattedra di illustrazione e sono rimasti in contatto sempre con l'Accademia di Belle Arti di Catania perché comunque si stanno continuando a formare. E l'Accademia di Belle Arti di Catania, che io oggi qui rappresento, ho il piacere di rappresentare, è un'istituzione di alta formazione artistica che produce e forma giovani talenti, ma soprattutto produce forma delle persone competenti nell'ambito delle arti. L'illustrazione è una recente conquista dell'Accademia di Belle Arti di Catania, proviene da una grande scuola di grafica d'arte e qui ho proprio davanti a me degli esempi di questo, perché abbiamo delle riproduzioni di vecchie stampe dei viaggiatori che
registravano i dati visivi attraverso appunto il disegno, ma anche l'incisione calcografica. Ecco, l'illustrazione a Catania nasce all'interno dell'ambito della scuola di grafica e da almeno una decina d'anni cerchiamo di portare avanti questo indirizzo, questa scuola, cercando di darle il più possibile un'identità. Saluto un carissimo collega che purtroppo abbiamo perso per motivi legati agli ordinamenti della Accademia, perché qua c'è Riccardo Francavilla, che è l'illustratore catanese, docente di illustrazione attualmente in servizio a Catanzaro, che prima ha lavorato con noi e per noi per diversi anni, ma le graduatorie, tra virgolette, sono quelle che ci incastrano. Riccardo, ci teneva salutato perché con Riccardo c'è sempre stata una bellissima amicizia, collaborazione, e io spero tanto che lui prima o poi riesca a ritornare a casa. Ecco, la casa è l'Accademia, la casa è siamo noi. Detto questo, che era un lavoro fatto, che mi ha fatto molto piacere vedere qua stamattina, continuiamo. Vi descrivo brevemente qual è l'identità della scuola di istruzione. Io da 2 anni sono anche diventata capo dipartimento della scuola di grafica e mi sto battendo proprio per dare un'identità soprattutto ai nostri ragazzi di illustrazione. Perché l'illustrazione è qualcosa che è vero, ha radici nella storia, ma che deve guardare al contemporaneo e deve dare ai ragazzi la possibilità di lavorare, ecco, con le realtà del luogo, ma anche del mondo, in maniera fluida, in maniera libera. Noi abbiamo un biennio che al momento registra una grande adesione, nel senso che abbiamo molte iscrizioni e cerchiamo sempre di non fare quello che purtroppo nelle altre università c'è il numero chiuso, per una questione proprio di dare un'opportunità. È difficile perché gli spazi delle accademie sono proprio ristretti e ovviamente sono contenitori troppo pieni, però ci stiamo lavorando in una prospettiva di avere un più ampio laboratorio nel vecchio ospedale dottor Emanuele che è stato affidato. I ragazzi di illustrazione da un paio d'anni sono molto aperti a quello che sono le rassegne nazionali e internazionali di illustrazione. L'Accademia è presente con i propri allievi nei principali concorsi di illustrazione, cioè i New Sossi, Children Book Fair, Bruxelles Book Contest, Doha Cartusia. Per dirne. Quindi quando Grazia mi ha lanciato questo invito, io sono stata particolarmente felice, anzi io cerco sempre di partecipare loro in tutti i concorsi possibili. È giusto che si confrontino da subito, e io lavoro il biennio col mondo dell'editoria e comunque col mondo del lavoro che affronteranno in uscita, e l'uscita è imminente perché l'uscita è domani per loro. Questa idea, questa linea, queste pubblicazioni le ho trovate, io non conoscevo questa realtà editoriale, tra l'altro è di nuova invenzione, nel senso che è una casa editoriale nata da una iniziativa privata romana e nasce da pochissimi anni. Questo è il primo compendio di illustratori che presenta e lo trovo molto, molto geniale, cioè perché è un contenitore ricco, pieno di tutto quello che sono i linguaggi e le dinamiche, diciamo, contemporanee dell'illustrazione, ma anche della pittura, della fotografia. Soprattutto il primo volume, questo qui, è generico, è un insieme di artisti e di linguaggi veramente pregevoli, nel senso anche proprio scelti bene. Per cui grazie a questa casa editrice nuova che crede in queste iniziative, e magari ce ne vorrebbero tante di queste case editrici che credono nei giovani, perché l'illustrazione
viaggia sempre sugli stessi canali, quindi l'illustrazione serve a dare vita a delle immagini che siano da compendio, comunque da immagine visiva di ciò che è scritto, no? Quindi chiaramente viaggia sulle nome dei libri, quindi albi illustrati, style group, che sono i libri illustrati senza parole, per cui ci vogliono case editrici che creano i giochi, perché altrimenti lo spazio si riduce sempre di più. Le grandi case editrici ovviamente si rivolgono a professionisti con già affermati, noi ci possiamo inserire all'inizio nelle piccole realtà editoriali. Quindi grandissima iniziativa questa, l'ho trovata molto interessante, che poi si divide in tre sottovolumi che sono illustrazione digitale, che è l'illustrazione contemporanea, i ragazzi lavorano molto in digitale, ciò non significa lavorare di meno, questo loro lo sanno, illustrazione a colori e illustrazione in bianco e nero. Ecco, sono queste tre volumetti che se poi volete potete guardare, insomma, e sfogliare. L'incombenza è anche piuttosto il piacere di presentare questi tre amici ormai, perché noi ci amichevolmente, quando facciamo le iniziative all'esterno dell'Accademia, ci denominiamo la squadra, perché ci trovate spesso in squadra, ci trovate spesso coinvolti nell'allestimento o nei laboratori, e spesso queste cose, come dice Bram, iniziano con un messaggino mio al mattino che riceve lui e diceva grazie. In realtà non ci siamo messi un po' perché erano lavorando, lo lascio un po' lì. Al mio inizio, Bram, volevo dire una cosa, a Bram già sua, cioè ci dice ha un po' qualche mancamento, perché sa che quando io gli dico Bram, mi sa, cioè, per favore, mi dice, lo sa professoressa, ma che c'è? Allora, no, sai, ci sarebbe, da lì inizia il lavoro. E il lavoro che spesso ci porta anche a grandi collaborazioni e al piacere di stare in mezzo a respirare con la registrazione. Colgo l'occasione per invitare tutti alle prossime giornate delle grafiche dell'illustrazione che si terranno in Accademia dal 15 al 19 aprile e che vedranno l'Accademia insieme partner con la festa del libro di Giasperara ospitare grandi illustratori. Unitamente a questo partirà all'interno dell'Accademia un laboratorio pomeridiano che sarà un workshop aperto agli studenti del biennio con l'illustratrice italiana di Harry Potter, Serena Viglietti, collega di Urbino, con la quale si è instaurato un buon rapporto, un bel rapporto prima di amicizia e poi di collaborazione, e che sarà con noi appunto in giorno. Quindi quando dico questo loro già sanno che ci dobbiamo dare da fare, perché comunque la scuola deve scendere in campo. E questo, diciamo, serve molto, perché al di là dell'aspetto teorico, dell'aspetto, diciamo, esecutivo delle illustrazioni, dei compiti che hanno in classe, loro riescono a acquisire anche quella che è la dimestichezza di organizzare, nel guardarsi intorno, grazie al mio esempio, sono contenta che stia lavorando in questo senso, di organizzazione, perché il sapersi anche la ricorrente forza per vendere il proprio lavoro, venderlo bene, venderlo di qualità, è importante, perché altrimenti viene tutto spedito. Spesso quando facevamo le prime rassegne di incisione, la gente veniva e la domanda classica era: ma è fatto con la penna? No, non è fatto con la penna, c'è tutta una tecnica. E allora abbiamo imparato che la migliore cosa è abbinare alle incisioni, in questo caso, un piccolo tavolo con tutti gli strumenti e le matrici che vengono realizzate, proprio per evitare questa domanda. Grazie a questi strumenti si arriva a questo. Esatto, e così anche come l'illustrazione, no? Spesso che fa figlia disegna, no? Cioè mia figlia fa l'Accademia di Belle Arti, è un'illustratrice, non disegna, cioè lavora con queste cose. Ecco, quindi è importante far passare ai ragazzi questo, che la professionalizzazione, la creazione di figure
figure strutturate nell'ambito delle arti creano persone e identità che hanno una loro statura, diciamo, lavorativa, no? Vengono riconosciute in quanto proprio esperti del settore, però ce lo dobbiamo ritagliare noi, non possiamo fare le mostre così raffazzonate, non possiamo presentarci in maniera così scanzonata, perché noi siamo dei professionisti. Nello specifico io sono molto fortunata a collaborare con questi tre ragazzi. Vuole presentarci? Con Grazia, grazie Nicola, che è un'illustratrice, tra l'altro un'ricercatrice all'università e docente di scuola superiore, perché nel frattempo scuola superiore. E sperando che riuscirà a entrare nel circuito delle accademie, con Grazia ci siamo conosciuti nel biennio. Io ero docente di grafica e lei faceva il biennio, ovviamente l'ha acquisito dopo perché si è perfezionata a Bologna, ha studiato insomma quello dell'arte a Bologna. Però con Grazia si è creato subito un bel rapporto perché i rapporti umani secondo me vengono anche prima, no? Deve passare un feeling qualcosa. Ci deve essere. Per cui con Grazia abbiamo deciso insieme di collaborare diversissime iniziative. Lei è diventata tutor mia della cattedra di illustrazione e stiamo portando avanti una serie di progetti. Ne potete accennare qualcosa oppure qualcuno riguarda proprio questo territorio. Noi abbiamo realizzato con dei laboratori una guida, una sorta di carnet de voyage, ma comunque una guida illustrata con acquarello, ma per tecniche miste, proprio del territorio di Aci Castello. Ci abbiamo un patrimonio di circa 60-70 immagini del territorio, realizzate proprio da almeno una ventina di illustratori dell'Accademia, e pronte, e con un catalogo pronto, che appunto è un catalogo dove accanto a delle brevi note di storia realizzate da Grazia e da Giada 25, che è dottoressa in filosofia, hanno trattato proprio il territorio dal punto di vista teorico, ma lasciandolo come brevi note, cioè le note di quelle persone che vengono a guardare questo bellissimo scenario impressionante. Ne capiscono quelli che sono gli attimi, le sensazioni più importanti, più intime, ecco, questo con questo spirito. Quindi questa è la nostra iniziativa che probabilmente prenderà luce, speriamo, in primavera, se non in estate. La vorremmo promuovere nel momento in cui Aci Trezza è un po' piena di turisti, no? Cioè, rigogliosa di turisti, insomma, comincia a esserci. E quindi questa è una delle tante. Non escludiamo anche la nascita di laboratori estivi, questo ne stiamo parlando. Quindi questa è Grazia. Passiamo dall'altro lato del tavolo. Allora, adesso abbiamo Abramo. Con Abramo invece c'è una lunghissima conoscenza, perché Abramo è stato mio allievo addirittura nel triennio, tanti e Abramo scelse di cambiare docente perché si trova meglio nella nostra cattedra, e quindi noi l'abbiamo accolto, abbiamo fatto tutto il percorso della triennale e della biennale insieme, e poi ovviamente anche lui è rimasto nell'ambito della cattedra, anche lui è tutor della disciplina, mi aiuta nella didattica, e lui dice, lo dice lui, perché vuole imparare, vuole capire come rapportarsi con i ragazzi, perché lo spirito del tutor in accademia non è quello, io non ti faccio fare niente, stai lì, anzi, mi fai tutto quello che mi devi fare, no, noi collaboriamo, lui l'unico compito che ha è osservare, aiutare, darmi dei consigli e prendere quello che di buono può dare il docente dal punto di vista del metodo della didattica. Questa è l'esperienza che noi offriamo ai tutor. Abramo è un bravissimo illustratore ed è un ragazzo abbastanza profondo
molto interessato non solo a quello che è il suo linguaggio, ma aperto anche ai linguaggi contemporanei, nel senso che non è una persona chiusa, così come Grazia. Io ho scelto loro per questo, cioè loro non sono persone che illustratori che si fossilizzano in un ambito e restano lì, ma sono molto curiosi, perché secondo me la caratteristica di un illustratore è proprio quella, cioè l'essere contemporaneo, essere una persona di cultura che si interessa di tante cose, perché ha il compito di illustrare quello che è, diciamo, sono le sensazioni, le emozioni, le storie, e se non hai un filtro di perché è così importante, sì, poter dialogare con tutto ciò che accade, perché devi essere una spugna e saper trattenere quelle che sono le dinamiche del mondo contemporaneo, per poi avere la capacità di sintetizzarle in un'immagine. Non è facile. Però la nostra epoca è fritta di immagini, sì, fermiamo. Soprattutto in una società in cui c'è una sorta di immagini continue che ti sovrastano, no? Quindi tu in un certo senso potresti anche essere confuso e non soffermarti, perché ce ne sono talmente tantissime immagini che non hai, sei sovraccaricato, no? Quindi creare delle immagini che determinano una sosta. Quella sosta che ti fa capire che è valida, cioè che la stai guardando a fondo. E questo, che cattura in qualche modo qualcosa. Sì, e questa è la cosa più difficile. Ecco perché l'illustratore deve essere una persona colta, una persona aperta, una persona che guarda molto, curioso, cioè una persona curiosa, che non si ferma solo alla tecnica. Cioè deve leggere anche i segnali del tempo, certo, e quindi fare in modo che... Relativamente noi ci siamo posti anche proprio... dell'illustrazione, no? Cosa può essere l'illustrazione in questo momento, quando c'è l'intelligenza artificiale, esatto, c'è tutta questa cosa, e anche il ruolo, come dire, non pedagogico, ma anche si parla di educazione al sentimento, no? Nelle scuole, educazione alle possibilità. I libri scolastici spesso sono realizzati da noi illustratori. E abbiamo a questo punto una grande responsabilità. Come ci inseriamo, come possiamo far sì che questi ragazzini che sono abituati a queste immagini morte in fuggi, no? Però se ne ricorda nulla. Esatto, come rimanere, come veicolare dei messaggi importanti attraverso l'illustrazione. Questa è stata... un po' come se l'immagine potesse trasmettere un po' la potenza, sì, di qualcosa, di un messaggio. Ed è molto difficile conciliare questi aspetti. Quando un ragazzo si chiede a fare un'illustrazione che deve comunicare un messaggio forte, è difficile essere sintetici, ma nello stesso tempo efficaci, non banali, non stereotipati, certo. Perché devi coglioni. E quindi per cui loro, anche vero che la creatività spinge oltre, quindi sì, noi ci affidiamo anche a voi, perché sì, il mondo senza la creatività sarebbe probabilmente molto spesso. Ma infatti spesso con i ragazzi in aula noi trattiamo queste cose, noi, cioè io almeno nelle mie lezioni molto spesso si parte di politica, di costruire le società, di ambiente. Molto spesso lo facciamo proprio in maniera un po' per forgiare un po' l'artista, sì, cioè perché anche a un linguaggio, perché il bel quadro, ok, va bene, ma se è bello ma non balla, come diciamo, cioè non comunica, quindi la tecnica va bene, ma poi ci vuole il contenuto, e il contenuto lo puoi dare solo se hai tu dei contenuti forti e sei strutturalmente e culturalmente molto elevato, altrimenti sei banale. E le illustrazioni, le immagini banali, ce ne sono, certo, non fai la differenza, ecco. Spesso con Abramo, con Grazia, quando c'era con Gaetano, noi facevamo dei vero Gaetano discorsi abbastanza... Quindi un po' tirare fuori un po' da loro quella particolarità che solamente loro potranno esprimere, sì, no? Come artista, esatto. Per cui è facile riconoscere, esatto, che so, un artista dal disegno, sì, dai colori, dalla modalità. Per cui questo noi lo, diciamo, l'illustrazione
è molto, molto ampia come tecniche, come linguaggi. Spesso un illustratore può passare da un linguaggio a un altro, da una tecnica all'altro, anche in visione di quello che è poi il fruitore finale, no? Quindi se io ho un bambino, ho un adolescente davanti o ho un adulto. Quindi le nostre tecniche sono... Siamo quelli più... Quindi diciamo che il disegno non è un disegno così, ma no, si adegua ai linguaggi, certo, per certo, i bambini, certo, per gli adulti, certo, per gli adolescenti. Certo. Ci sono diversi modi per poter diversi comunicare registri, diversi un concetto. Registri emozionali, anche tecniche, anche colori, anche predisposizioni, diciamo, disposizioni nello spazio del foglio. Cioè tante cose che dobbiamo tenere presente. Abramo si è formato così. Adesso lo perderemo perché si è fatto sta facendo i concorsi a Cuneo, ad Alba. Gli ho detto, mi porti Gianduioli? Non riceverà anche da Cuneo. No, ma li riceverà di là. Noi ci espanderemo anche là. Già gli ho detto, guarda, noi che ti liberi, no? Ti diamo sempre così. Invece che a Gaetano, Gaetano è un ragazzo, anche lui che ha studiato nella mia cattedra tutti e 5 anni. Gaetano è sempre stato un vulcano, nel senso lui è musicista, lui è grafico, è un personaggio, lo chiamo io già, no, però è una persona anche lui molto profonda, è un ragazzo interessante, ma perché riesce a comunicare in maniera libera, è molto libero in realtà. Mi dispiace non averlo avuto più sotto mano perché per ragioni lavorative si è un po' allontanato, però si è allontanato fisicamente, ma non, diciamo, col cuore perché noi ogni tanto ci mandiamo qualche messaggio, ogni tanto gli dico che fai, cioè siamo sempre in contatto. Con Gaetano non si è potuto fare il percorso di dottorato perché Gaetano lavora, quindi giustamente lavorando, lavora nell'ambito della grafica sempre. Insomma, ho perso un po' i contatti giornalieri, ma non sappiamo in futuro cosa ci riserva. Siamo qui. Lui comunque è sempre aperto a collaborazioni, so che ha fatto una collaborazione anche con il professore Francavilla, quindi lui è sempre con noi, anche perché la classe di Gaetano, cioè l'anno di Gaetano, è stato un anno molto, molto buono. ha sfornato dei ragazzi molto interessanti che ora lavorano nell'ambito di illustrazione e che adesso sono un po' in tutta Italia, qualcuno a Urbino, qualcuno a Bologna, qualcuno a Firenze, qualcuno a Catania, e devo dire che lavora pure, insomma, nell'ambito, quindi sono particolarmente contento, sto andando molto molto. Quindi le cose potrebbe andare, sì, in qualche modo sì. Producono tanto. Sì, sì, sì. Secondo lei da cosa può dipendere? Ma non lo so, perché può dipendere anche da come. Può dipendere tanto anche da noi docenti. Ecco. Mm-hmm. E spesso noi diamo sempre, diciamo, questi ragazzi. I ragazzi sono sempre uguali. Poi magari anche la nostra attitudine. Quell'anno come siamo stati, perché poi siamo umani anche noi. Anche forse un'apertura verso non è più un disegno, ma si riconosce attraverso il disegno una professionalità, sì, sembra che ci sia anche una maggiore disponibilità a vedere questi lavori come dei lavori dove dietro c'è un professionista, sì, non qualcuno che si diletta a disegnare perché è bravo. Questo no, magari quell'anno è stato un anno più felice perché ci avevamo in classe, c'era ancora Riccardo con noi, lui con l'illustrazione, io facevo grafica, avevamo dei ragazzi molto motivati, loro erano molto motivati e noi anche, cioè ci siamo trovati insieme, perché motivare dei ragazzi che totalmente sono demotivati è molto difficile, ma riuscire ad accendere qualche fiammellina, cioè continuare, come dire, ad aiutare questi ragazzi a far venire fuori qualcosa di loro. E abbiamo avuto grosse soddisfazioni, insomma è stata una bella ecco, questa più o meno è la presentazione che io avevo pensato, perché comunque è difficile presentare chi si vuole bene, insomma, perché alla fine rischi di essere di parte, ma oggi non devo essere di parte.
Però forse oggi abbiamo bisogno di poter cominciare a rivedere questi giovani con occhi certo. diversi, certo. con dietro, dove c'è qualcuno dietro che crede in loro perché c'è qualcosa. Dobbiamo credere. No? Dobbiamo, e allora, credere. Allora che ben vengono queste parole, fatte di cuore, fatte di incoraggiamento. Infatti ho detto, io non mi sono venuta a preparare nulla, perché comunque penso di conoscerli troppo bene per prepararmi il discorsetto scritto, cioè sarebbe stato riduttivo e anche non di cuore. Invece io ho preferito essere spontanea e per me sono, cioè sono le persone a cui io do molta fiducia, credo in loro e penso che insomma, arriveranno il prossimo discorso. Glielo auguro di cuore perché lo meritano tutti e tre. Intanto facciamo un applauso. Di questo magazine, capire che dal titolo, dal nome Pantarei, tutto scorre non significa che tutto deve essere lasciato così, lasciato andare, ma se scorre qualcosa, lasciamolo scorrere dentro di noi, attraverso le immagini e attraverso il messaggio che vogliono comunicare. Penso che siamo d'accordo nel fatto che spesso ci fermiamo ad acquistare o ci soffermiamo a vedere un'immagine solamente perché cattura la nostra attenzione e che ci piace. Questa è l'era delle immagini. E qui, in questo volume, che adesso magari leggerò in maniera più dettagliata nella descrizione, cercheremo di conoscere questi volumi, che cosa contengono, perché contengono anche il frutto dei lavori dei nostri artisti. Quindi magari è possibile magari consultarli oppure magari vedere qualche immagine. Allora, iniziamo da uno di questi volumi. Mi incuriosiva intanto il nome, Solo. Voi sapete qualcosa rispetto al titolo di queste illustrazioni? Solo questo. Allora, le illustrazioni, ad esempio, uno di questi, questo di chi è? In realtà io credo che così per logica, sì. Il nome sia dovuto al fatto che ognuno è una categoria. Ah, una sola categoria, quindi dice solo illustrazione bianco e nero, solo illustrazione a colore. Ok. Ci facciamo chiaramente bastare questa spiegazione perché ha una logica dietro. Allora, parliamo del primo volume intanto e nel frattempo poi vediamo. Allora, solo illustrazioni in bianco e nero. Il primo volume della collana Solo, interamente dedicato a talentuosi designer che, utilizzando solo la potenza artistica del bianco e nero, riescono a dare vita a mondi visivi straordinari. E in effetti, guardate un po', grazie Nicotra, questo è uno... fantastico. Beh, questo è... Questo invece è di Gaetano. Ce l'abbiamo proiettati, grazie. No, c'è solo quelli di quello mio. Magari possiamo nel frattempo che ci serve. Però provi a fare il rigatino lì, non lo so. Anche perché nel resto ci sono poi anche dei processi chimici. Esatto. Però dico, è questo un po' il discorso. Quindi capite, dietro c'è anche una grande preparazione. Si parla di processi chimici, si parla di come mediare tra il proprio essere creativo e la propria identità creativa. L'illustratore lo deve fare sempre, la mediazione nell'illustrazione è presente sempre, perché comunque devi tu stai rappresentando la fiaba di Cappuccetto Rosso, è quella, no? Cioè hai un vincolo, hai delle immagini che rimangono a un immaginario collettivo di Cappuccetto Rosso e quindi hai due strade, tre, quattro, che faccio? Mi rifaccio al Cappuccetto Rosso di piuttosto che, oppure rimango nel classico, lo stravolgo completamente, non rappresento Cappuccetto Rosso e rappresento solo il lupo, cioè certo. miliardi di certo, soluzioni certo. Che sono dettate soprattutto da quella che è anche la linea editoriale, perché se tu presenti una cosa che è completamente contro o fuori quelle che sono le idee effettive dell'editor, quindi è una mediazione continua tra quello che potrebbe essere la tua, il tuo estro, la tua volontà creativa, che
puoi manifestare nelle tue illustrazioni, nelle tue esperienze. Infatti molti illustratori sono anche autori di testi, perché alla fine preferiscono scriversi che rappresentare i testi degli altri. Certo, non so, come dire, fornire anche le parole a quelle immagini. Sì, perché spesso ti trovi anche a dover illustrare cose scene, un po', ecco, diciamo, francamente, delle storie assurde che sono lontane da te, no? E allora è difficile, perché già questa storia che mi hanno dato non mi piace e la devo rappresentare, è difficile. È più bello se tu ti scrivi un racconto tuo, allora è intimo, è tuo, è già, lo senti tuo, e lo immagini, non lo vedi, non lo puoi descrivere niente. E quindi un po'. Una bella lotta, no? Una bella lotta, io faccio una bella lotta. Poi infine c'è l'illustrazione digitale. Il solo, ecco, poi c'è un altro volume che è un nuovo tassello che si aggiunge alla collana solo, spingendo i confini dell'arte nell'era più moderna. È una raccolta che esplora il vibrante, mondo dell'illustrazione digitale. E magari qualcosa ci racconterete dell'illustrazione digitale, aprendo porte inedite all'immaginazione e a nuove sorprendenti espressioni artistiche. Un vero e proprio contenitore d'arte che accoglie con l'energia che da sempre contraddistingue la collana nuovi talentuosi designer per celebrare straordinaria unicità del loro lavoro e la creatività che si cela dietro alle loro illustrazioni. Digitale, io okay. Poi magari puoi intervenire anche Abramo. Tanto per chiarire cosa significa, no? Perché sembra che allora, un po' tutti ci mettiamo davanti al computer e siamo capaci di creare un'immagine digitale. Spesso c'è questa visione distorta del disegno digitale. Allora tutti pensano che ti metti una tavoletta grafica, ti metti la pennina dell'iPad e vai da solo. Sbagliatissimo, perché non è così. Il digitale è molto complicato, perché un'illustrazione, un'immagine digitale è assolutamente vincente solo se tu la guardi e non la identifichi come digitale all'inizio. Cioè, io dico ai ragazzi sempre questo: se tu non riesci a dominare la matita e non sai la differenza che c'è tra un numero di una 2B, cioè una matita morbida e una matita dura, non la puoi ricreare digitalmente, perché non sai quale strumento usare. Il digitale funziona che tu hai miliardi di strumenti a tua disposizione, come se avessi un tavolo pieno di colori, pieno di pennarelli, pieno di matite, pieno di gessetti, tempere. Rischio è avere confusione, se non si sa. Se tu non sai come funziona una velatura d'acquarello, non la sai fare manualmente, non la farai mai in digitale bene. Cioè non la farai mai in digitale in maniera professionale. La puoi fare come la fa il ragazzino che si mette a colorare e magari il padre dice: bello, puoi andare all'accademia. Sì, ma non puoi pensare che quella tecnica tu la sai dominare. Ecco, prima i ragazzi da noi hanno un percorso, loro lavorano in digitale. Perché devono lavorare in digitale? Perché il digitale ti può aiutare ad avere una trasmissione veloce di quello che fai, puoi avere la possibilità di sostituire un colore piuttosto che un altro, puoi modificare un'immagine in maniera molto più fluida, però attenzione, non è facile, non è una semplificazione. Il modo di operare, il modo di iniziare un lavoro in manuale, diciamo, tradizionale, è identico a quello con digitale, perché se io sono abituata che faccio il disegno con la matita dura su carta, io il digitale devo scegliermi la tipologia di supporto, perché anche là carta ruvida, semi-ruvida, carta opaca, carta lucida, carta... cioè miliardi di strumenti anche ti dà l'iPad o la tavoletta grafica, e su quella devo sapere che se traccio un segno con una matita 2B su carta mi dà quel segno, ma lo devo fare uguale se la traccio sullo strumento. Quindi non puoi saperlo se tu non lo sperimenti. Mi ha letteralmente sbloccato dal punto di vista creativo e artistico. Esatto, questo sblocco, no? Il fatto di poter autorizzare sempre un'autorizzazione personale. Sì, è letteralmente un'autorizzazione, perché obiettivamente ho capito che nella vita, dal punto di vista artistico, bisogna sperimentare.
Sperimentare cosa significa? Perché magari per voi è chiaro. Proprio il discorso di cui parlavate prima sul concetto del partire dal tradizionale per poi ad esempio arrivare al digitale. Per poter arrivare al digitale bisogna avere secondo me una conoscenza impeccabile o comunque buona di quelle che sono le tecniche tradizionali, di come si tira una linea su carta, per poi poter appunto avere una resa più ottimale con l'iPad in questo caso, perché cerco comunque di dare sempre quel tocco di tradizionalità anche nell'illustrazione digitale, perché è una cosa a cui tengo, è una cosa che mi fa sentire molto, mi porta tanto al sentirmi bambino. Non so per quale motivo, però è più una ricerca. Per te come dire, ha senso questo? Sì, sì, e sì, dal sì. corpo è identica la tua immagine. Sì, cioè, sì, sì. Quella la riconosce rappresenta, proprio la mia personalità. Le cose che faccio rappresentano. Ma questo è un passaggio importante, perché cominciare a poter rappresentare e dire qualcosa attraverso la tua particolarità significa far parlare un'immagine, ma anche far parlare far passare qualcosa di te. Sì, sì. Non è una cosa da poco, insomma, io farei anche un applauso. Qualcos'altro volete aggiungere? Perché adesso faremo delle domande, abbiamo conosciuto i nostri artisti attraverso le parole splendide della professoressa, attraverso le immagini che magari se potete anche avvicinare alla fine per poter contattare. Il digitale come strumento, domani sembrerebbe l'intelligenza artificiale, anche se noi ancora fatichiamo ad assimilarla e ad accettarla, sicuramente sarà uno strumento del domani e ad un certo punto dovremo quantomeno accettarne l'esistenza. Al momento il digitale è lo strumento del momento, seppure visto quasi come un'intelligenza artificiale, perché molti pensano che il digitale è solamente mettersi lì e modificare magari una foto, un'immagine, in realtà come già spiegato noi partiamo da un foglio bianco, disegna allo stesso modo, colori, riempie allo stesso modo. Puoi raccontarci qualcosa della tua, cosa passa attraverso il tuo disegno? Prima abbiamo sentito che lui, come dire, fa riferimento a qualcosa di particolare che racconta il suo modo di esprimere il suo disegno, le sue opere. Tu cosa sai di quello che tu esprimi? Cosa vuoi raccontarci di quello che vuoi? Ok, cosa so è una domanda complicata. Okay. Magari però stai costruendo questo sapere. Esattamente. Però cerco sempre nelle opere, o almeno appunto cerco, poi se riesco è una cosa che va chiesta a chi appunto al fruitore. Cerco sempre di comunicare qualcosa o piuttosto di sensibilizzare con un'illustrazione, con un disegno, con un dipinto, quello che può essere. E io ho sempre pensato, fin da piccolo, quando ho iniziato appunto a disegnare per la prima volta, che un'opera ci appartiene solo nel momento in cui, cioè appartiene solo a noi, solo nel momento in cui siamo lì da soli col foglio e la stiamo creando. Nel momento in cui quell'opera è finita, noi la doniamo, la diamo appunto, e diventa in un certo senso l'opera di tutti, no? Perché poi chiunque la può vedere, può trarre le sue conclusioni anche nell'interpretazione, ma soprattutto. Esatto, soprattutto può avere delle sensazioni diverse da quelle che abbiamo provato anche noi nel crearle. Per esempio, a qualcuno può anche disgustarsi, no? Cioè, magari Goya nelle sue opere non aveva intenzione, ma noi lo guardiamo, diciamo, cosa stiamo vedendo, seppur apprezzandolo, no? Il famosissimo rito dilettevole che abbiamo studiato negli anni. Quindi comunque, cioè, per me è questo un'opera d'arte ed è questo che voglio trasmettere, semplicemente un dono, un regalo che alla fine fai al fruitore. Poi come ogni regalo può piacere o meno, può disgustare, può provare a evocare emozione, alla fine quello che conta è il pensiero. Molto raramente succede, mai ci accostiamo a
società non ha ben compreso. Quindi ho deciso di portare intanto questi volumi che comunque un po' ci rappresentano per far capire che esiste altro. Quindi questo è un piccolo tassello per dirvi, quando andate in libreria non vi fermate solo nei soliti scaffali, però guardate anche quelli piccolini piccolini che ci sono. C'è un mondo, ci sono tantissimi albi illustrati per i bambini, anche per gli adulti. Esatto. Ci sono tante categorie nuove come i silent book che possono essere letti sia dai bambini che dagli adulti. Quindi entrate in libreria e andate a cercarli, così non ve li svelo prima, perché deve essere una scoperta. Cioè dovete aprire un libro non perché vi piace la copertina, assolutamente, ma perché poi a un certo punto quello che c'è dentro, cioè il contenuto comincia a nutrirci in qualche modo, no? Perché se ci fermiamo alla copertina, allora io dico questo il giallo a me non piace, non lo apro. Però in realtà solo dopo averlo letto possiamo dare un nostro giudizio. Detto questo, io da sempre ho amato l'arte. Sono 10 reali, entravo nelle chiese barocche del centro e rimanevo affascinata da questi soffitti affrescati, mi rigiravo e io li guardavo ammaiata. Ma fin da bambina io riempivo scatole e scatole di disegni, colori, stavo fino anche a notte fonda con la luce accesa a colorare, a disegnare. Mi portavo questa borsetta sempre dietro, dalla nonna, dagli zii, al mare, ovunque. Quindi per me è un qualcosa che c'è sempre stato. Poi alla fine ho scelto insomma di passare dal liceo artistico. Certo. Il percorso liceo artistico, devo dire che 10 reali è stato interessante e variegato, perché io sono curiosa. Quindi qualsiasi spunto, iniziativa, ero lì come il prezzemolo, sempre messa in prima fila ad ascoltare, chiedere, a domandare posso farne parte, e quindi ho avuto diverse esperienze nella mia vita. Poi dopo il liceo artistico ho deciso, non lo so perché, ora voglio fare case. Così, costruire case. Mi ero fissata un po' sull'architettura. Va bene, allora ho detto che faccio. Anche quella è la forma creativa, no? Magari forse un po' meno. E allora poi ho scelto di fare ingegneria. Dici, ma perché? Ma così, e allora mi sono iscritta. Mi sono data qualche materia, però poi la notte avevo questi sogni ricorrenti che si spezzavano i colori. Che la tipo... potenza anche della psicanalisi, sì. Scusate, sì, la sì. Psicologa. Devo si bruciavano i miei disegni passati. Poi passavo davanti alla mia libreria, perché io sono una collezionista di libri di qualsiasi tipo. Allora, mi sentivo tipo chiamare da questi grandi autori. Oggi non a caso ho messo la sciarpa di Van Gogh, perché è uno dei miei preferiti. E proprio quando ho rivisto quel libro nella mia libreria, ho detto va bene, punto. Sono andata da mia mamma. Cioè, come dire, tutto era chiaro. No? Sono andata da mia mamma e gli ho detto, senti, io interrompo. Ti bruci veramente tutti i libri che non appartengono all'altro. Interrompo e voglio andare in accademia. E quindi lì è iniziato poi il mio viaggio. Ho scelto un percorso però sui beni culturali, dove all'epoca era un mix, nel senso che facevi molta teoria abbinata a una parte di pratica, quindi progetti proprio per i beni culturali, per la valorizzazione, per la conservazione. E comunque devo dire che sono delle cose importanti affinché noi possiamo continuare, esatto, a capire che l'arte... Volevo qualcosa che riuscisse poi a veicolare questo messaggio, che l'arte non va tenuta nel cassetto, assolutamente. Non va nascosta nel cassetto. Non va tenuta da parte, esatto, vuol dire. Non va l'arte non via da parte. Assolutamente. Va l'arte e usa l'arte. Va comunicata. Va comunicata. Va raccontata. Esatto. Con qualsiasi forma, con qualsiasi mezzo. Quindi se c'è il digitale, che ben meglio. Non sono d'accordo per l'intelligenza artificiale, perché toglie la parte autentica. Ma la potenza artistica che verrà sempre a quindi no, comunque verrà sempre noi a io esatto. Sono fiduciosa in questo, sono anche fiduciosa. Ma volevo chiedere una cosa, perché è così importante raccontare l'arte? Perché è così importante perché che si conosca queste cose? L'arte è importante perché intanto è una traccia indelebile di quello che sono stati i nostri antenati, di quello che è stato il passato.
e quello ci racconta le nostre radici. Quindi se noi adesso oggi perdiamo la nostra memoria storica, ci perdiamo. Quindi è importante. È come fosse un dardo, no? Che dal passato ci proietta verso il futuro. Noi dobbiamo sapere cosa è successo prima, per non ripeterlo in certi errori e per migliorare alcuni passaggi. Quindi, ma se io non lo conosco, io non posso sapere chi sono. Quindi se io sono siciliana e so che nella mia terra sono passate diverse delle dominazioni, quindi io so che sono stata contaminata. Spagnoli, mani, chiunque. Lo vediamo anche dai nostri colori, siamo variegati, no? C'è chi è più scuro, c'è chi è più scuro. Quindi dentro di me io già so che sono stata contaminata anche dalle loro culture. Ho un amore per il giornalismo. Arabi, questo. Perché? Perché io in passato sicuramente puoi metterti sul foglio e colorare tutto di grigio e di verde scuro, perché non ce l'hai nel cielo, se io devo mettermi a fare un cielo, io faccio questo cielo, è il mio, mi appartiene, quello che sta in Norvegia farà il suo cielo, cioè ci sono delle dinamiche che la terra dove nasci, cresci, vivi, ce l'hai di colori, ce l'hai dentro. Se io devo colorare un mare, io lo coloro di questo colore. Se sto in Sardegna, il mio mare sarà più verde e smeraldo. È logico, è normale. Per cui ragazzi, certe volte arrivano caricati a bomba con queste immagini stereotipate di queste diciamo che è una scelta di ingresso, no? Sì, magari scelgo esatto. Quello perché in qualche modo sento affine, sento qualcosa, ma, però... ma perché comunque mediaticamente tu vedi sempre quelle immagini, forse sei abituato anche troppo a questa bellezza, nel senso che non la vedi manco più, cioè esatto, tu ci passi davanti, tu ci passi davanti e per te è scontato, ma non è scontato, cioè io cerco di farli riflettere da questo punto di vista, ma non perché sia diciamo non aperta a tutti i linguaggi, perché attenzione, insomma, bisogna abituare, come dire, però mi piace discutere, entrare in dibattito con loro, cioè aprire un momento, una riflessione critica, ma tu, no, cioè se un americano viene qui, no, e pensa che noi siamo mafia, pizza e mandolino, giusto, perché sono gli stereotipi dell'Italia, quelli di una volta, chiaramente non è un americano che viene alla Citrezza a casa, ma non è del luogo, non, se non viene qua a vivere qua, non respira, diciamo, certo, quello che è l'arte, la cultura, la civiltà che ci ha preceduto. È la stessa cosa se tu pensi di fare l'americano a Catania, ce lo diceva già Alberto Sordi nel famoso film, non è quello, no? Se tu invece ti casi, cioè tu vuoi fare i manga, vattene in Giappone, vattene là. Vivi, respira quell'ambiente, poi puoi fare effettivamente rappresentare quel mondo in maniera tua e personale. Altrimenti è una cosa sempre molto, la puoi fare, ma resta in superficie. Possibilmente se poi uno del luogo vede i tuoi lavori,
dicevo in senso che c'è un po' con i nostri conoscere le altre realtà ti aiuta molto, perché devi rubare tra virgolette molto. Puoi rubare lo stile, un po' la tecnica, però poi te lo devi fare proprio, cioè tu vai, guardi, non a caso i grandi artisti nel passato giravano. Ovviamente esatto, qui abbiamo la anche maggior parte dei noi, insomma, dei viaggiatori che annotavano da un noi, po' quelli... nei nostri luoghi, certo. Ma perché? Perché venivano, copiavano, scopazzavano, facevano proprio quello che era già stato di altri, lo portavano nella propria terra e rimodulavano. Uno dei miei esempi che faccio sempre è Dürer. Cioè, lui è stato anche da Augusta, cioè, ci sono testimonianze che è stato da Augusta. Quindi ha visto il nostro territorio, si è fatto il suo giro, insomma, poi se ne è tornato nel suo paese al freddo e lì poi ha realizzato delle incisioni, dei dipinti, delle stampe, tutto quello che vuoi, ma era già contaminato da quello che erano i nostri disegni, soprattutto quelli del mantello. E ci sono grandi testimonianze, quindi perché dobbiamo solamente copiarli? Non ha senso. Anche perché il rischio è quello di non far venire esatto. fuori. Non esce fuori la tua personalità, è banale. Non omologarsi. Cioè l'omologazione porta all'attenzione. Tu ti omologhi tutto quello che la società ti offre, come di moltissimo il linguaggio della del diciamo, quindi possiamo dire che finché c'è l'arte c'è la speranza di poterci riconoscere differenti tra gli altri come ricchezza. Noi siamo questi, dobbiamo essere questi portatori di quei valori che ci sono grazie di quelle contaminazioni del passato, cioè perché comunque ognuno di noi ha in sé le visioni dell'arte greca, romana, ma poi del nostro rinascimento, del tutto Seicento, quello che ti può colpire, cioè, appassionare. Con questo che allora, adesso concluderemo questo incontro con una piccola intervista, anche se l'abbiamo già fatta, anche se abbiamo... Come vuoi tu, se vuoi io. Magari qualcosa di più tecnico, chiedere ai nostri artisti cosa hanno spinto, cioè cosa ha spinto loro a far parte di questo progetto editoriale, ad esempio. Onestamente è stato un consiglio che mi ha fatto un'amica che stava partecipando per quanto riguarda il reparto fotografico. Mi ha detto c'è anche la possibilità di partecipare a una rivista dedicata all'illustrazione, quindi sarebbe opportuno che tu partecipassi, anche perché è una cosa prettamente gratuita a cui possono partecipare letteralmente tutti gli artisti, gli illustratori, i fotografi, ed è un modo per anche farsi avanti, rendersi visibile, esatto. Anche perché comunque sono stati inviati ad alcune case editrici questi cataloghi, proprio dagli stessi... da e Federico Falciano, sono anche fondatore delle librerie, in tutte le librerie si possono comunque trovare. Ok, cosa ti ha spinto a partecipare? Se devo essere onesto, siamo sinceri, dai. Siamo sinceri. È stata come preferisci? Una sorta di... È stato un effetto domino. Esatto, è stato una cagata. Si è fatto contaminare. Ho visto la trama che ha condiviso una storia su Instagram riguardo questa cosa, ho detto, ma che cos'è? Quindi lui mi ha mandato il link. E io ho mandato alla anche fine non è solamente una scelta passiva, mi sembra che poi ci avete messo nei vostri lavori, quindi c'è cioè il frutto di qualcosa che è più azione sui vostri fondi. La voglia anche di farsi conoscere. Sì, è soprattutto quello, comunque parlare se stessi attraverso questi. Anche perché tornando al punto di prima, io sono uno di quelli che si automette i blocchi, no? Quindi è stato anche un modo per dire proviamo a... costruisci un problema dove non c'è. Esatto. Sta diventando un attimo di terapia. Questo è quello che sta uscendo. Sta uscendo il... Però diciamo che sai che li costruisci tu e quindi tu sai come disincastrarli, quindi esatto. La chiave di lettura è sempre tu. Okay. Uscire dalla comfort zone. Esatto. E io ho sempre effetto domino. Ho visto Abramo, ho visto Costanza. Farsi contaminare così, ragazzi, scusate, è una gran bella cosa. Sì, certo. Poi quasi un virus. Sono entrata nel sito, nel link, nella call, e quindi ho detto
tra le tante call a cui sto partecipando in questo momento faccio anche questo. Io è il vostro momento per veramente poter mettere in bellina e fare in modo che sì, quello che volete esprimere arriva più possibile a tutti. E che sì, esatto, quindi abbiamo preso la Lombardia, abbiamo dato la candidatura e abbiamo aspettato, perché comunque c'è stato un candidato scientifico dietro, hanno selezionato alcuni. Nel voto su territorio nazionale? No, ma aperta open, anche sì, internazionale, chiunque. Chi voleva poteva partecipare. No, ma chi entrava in contatto con questa cosa poteva mandare mandare una serie di immagini, tra l'altro. E poi, insomma, scrivevi la tua piccola biografia, cosa facevi, la formazione, e poi mandare anche le categorie, ovviamente, in base certo, alle domande. Io voglio ringraziare anche la presenza del maestro Ilascia, il suo buon amico, il nostro patrimonio che realizza anche il benissimo. Lui lo zio Curi? Esatto. C'è un po' così. Sì, vuoi dire qualcosina piccola? Cioè, piccola? Piccolissima, anche lui è un artista locale. Un applauso a tutte, io sono maestro d'asce, che va bene fuori del maestro d'asce, se lo studente è stato per il voto. Le commissioni sono sei ufficiali e generali, ma la domanda di trasporti bene da nel fondo di in banca fino a 40 metri di distanza. Se lo trasporti bene, come sempre, alla vostra, noi si fortuna alla vostra famiglia. Quindi io faccio questa attività quasi da quando sono nato, fino a oggi ne avevo 86 già fatte. E quello che ho fatto sono contento. L'ultima cosa per raccontare, poi quando ero il cantiere te lo racconto. Io quando ero ragazzino andavo a scuola, quando ero in vacanza, non me ne andavo a giocare. Era vicino a mio nonno e a mio papà che facevano questa attività di maestro d'ascia. Però non c'erano richieste di bacchi grandi, la famosa saldata da 7-8 metri andavano in coppia di aria a prendere la ciuccia e i sardi danno un torciano poco, o vela, o arena. Allora io da ragazzino pregavo a Dio di farmi fare una bacca grande, magari poi io morivo e non mi interessavo. Dio mi ha aiutato, mi ha fatto centinaia di bacche grandi, 86 anni qua, che buono racconto. Grazie. Da sempre, da tutti. Abbiamo sopportato questo tempo. Si è forse fissato, mi sono iscritto a un corso di disegno, che in realtà la conoscenza con quel maestro mi ha portato più verso la pittura, quindi ho abbandonato. Ma questo insegnante sa che ha scelto, che sì, sì, lo sa, perché siamo ancora in contatto, perché comunque è del quindi in qualche modo vabbè, testimonianza abbiamo. Sì, sì, sì. E quindi ero fissato che dovevo fare il fumettista. Poi ho conosciuto quest'altro maestro in questo corso privato che mi ha portato totalmente in un'altra strada, che è la pittura. E mi sono riallacciato appunto all'illustrazione, comunque alle arti grafiche, al fumetto, quando ho visto il nuovo corso dell'Accademia in cui c'era scritto illustrazione, c'era la materia del fumetto, e lì nasce un altro evento. Io lavoravo in pizzeria alle mie perché all'inizio ho finito la dicevo, mi ero scritto in scienze politiche, perché io ho anche questa disgrazia della politica. E quindi mi ero scritto in scienze politiche, in realtà è durata 6 mesi e mi sono ritirato perché probabilmente non era quella la mia vera strada. E quindi poi ho lavorato in pizzeria e mi sono iscritto in accademia dopo 5 anni praticamente di essere diplomato. E ricordo che dissi a mia madre: mamma, voglio iscrivermi in accademia, perché hanno fatto un corso che mi piaceva. Mia madre, ricordando l'esperienza di scienze politiche, ha detto a caso, ho preso di Nessi, speriamo, e fa, sì certo, lì c'è il forno, torno a fare le pizze. Lì è scattato qualcosa. E uscivo dai quadri, non uscivo più dai quadri. No, lì è scattato qualcosa, l'indomani mi sono iscritto in accademia. Da suo autonomamente ho detto, mia madre ha detto che devo andare al forno, io mi iscrivo in accademia. Quindi che bello, insomma, imparare a raggiungere i propri desideri attraverso delle scelte. In realtà poi c'erano venuto da non solo, che è stata la battuta di mia madre, ma poi mi supporta, perché hanno sempre supportato. Quindi facciamo un applauso. Consigliamo che a
ringraziando il comune di Cicastello e chiamando il consigliere delegato ai beni culturali, dottor Antonio Guarnera, prego, che porgerà i saluti dell'amministrazione. Ti parlo da qua. E quindi vorremmo portare i nostri complimenti ai maestri Lascia. Prego. No, innanzitutto il comune di Dieci Castello, queste giornate che vengono organizzate, voi fate parte, diciamo, di queste giornate, è stata fatta una cosa molto bella del comune di Dieci Castello, e qual è? È stato stipulato un protocollo d'intesa, io sono il delegato ai beni culturali, è stato stipulato un protocollo d'intesa tra le associazioni locali e il comune per sburocratizzare l'utilizzo di questi locali per attività di carattere culturale, perché prima era necessario presentare la domanda, avere i pareri, avere... quando uno doveva organizzare una cosa passava tipo che doveva costruire una casa. Invece abbiamo totalmente semplificato con un protocollo d'intesa nei confronti delle associazioni culturali del CSA e delle altre associazioni culturali, che prevede invece la possibilità che queste associazioni hanno a disposizione, sulla base di un programma, annualmente i locali di Villa Fortuna per organizzare degli eventi, chiaramente in linea con i, diciamo, i principi ispiratori anche del comune, che sono fondamentalmente uno, la ricerca e la tutela della bellezza sia dei luoghi sia culturali. E per cui dico, questa è un'iniziativa lodevole, il comune è a fianco di tutte queste iniziative lodevoli, e una delle persone, diciamo, che sta portando avanti queste iniziative è sicuramente Grazia Nipote. Io ho scoperto che è una persona veramente in gamba, la prima volta che l'ho vista che ha presentato, c'era pure lei, ho detto che è veramente in gamba, e quindi è in gamba anche collegata, diciamo, alle attività che si fanno qua, allo spirito di queste attività. Volevo dirvi una cosa per quanto riguarda questa sala: era prima una sala sfoglia, cioè era bianca e c'erano solamente, quando si faceva qualche mostra, c'era la possibilità di mettere. Invece, su mia iniziativa, ma anche con il sostegno, diciamo, delle associazioni culturali, abbiamo reso questa sala, ho preso tutte queste opere che vedete, non sono altro che le opere dei viaggiatori del Grand Tour del 700 e dell'800 nella riviera dei Ciclopi, e abbiamo voluto dedicare questa sala proprio ai viaggiatori del Grand Tour, e tutte queste persone sono venute da noi e hanno riprodotto a modo loro il nostro territorio, le nostre bellezze, e abbiamo voluto mettere tutti assieme di fronte all'isola dei Faraglioni, e oggi sono loro ormai non ci sono più, sono rimaste le loro opere, speriamo che anche le nostre opere rimangano per il futuro. Grazie. Grazie. A me piacciono un sacco le piante, sono le uniche che riesco a far vivere. È vero, pure io. Ho il pollice che non proprio. È sempre vera, c'è il nostro dottore. Va bene, va. Vieni qua. Ma qua. 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 Q